I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Quella che avete appena visto è la card ufficiale di American Dream 2024 Pay Per View, targato Stardom, che andrà in onda giovedì 4 aprile. La compagnia numero uno al mondo di Josh Poloresu tornerà dunque negli Stati Uniti dopo 5 anni, sì perché l'ultimo show della Stardust sul suolo americano risale al 5 aprile del 2019, dove la federazione mise in scena uno show di tutto rispetto e vide all'epoca Azuki difendere con successo il suo High Speed Championship e Momomotanabe sconfiggere Utami Ayashishita conservando la sua White Belt. Sta di fatto che anche questa volta due titoli verranno messi in palio, sì perché sia Maysera che Maika difenderanno i loro titoli contro avversarie alquanto a guerra. May Sera difenderà il suo High The Speed Championship contro Ran Kaicho e Saki Kashima in un three-way match, mentre Maika si dovrà scontrare con una sua vecchia conoscenza, Megan Bane, che fino a pochi mesi fa eh, vedevano far squadra proprio eh, con Maika. In realtà le due atlete erano anche riuscite a vincere la Goddess of Stardom Tag League per poi fallire l'assalto ai Goddess of Stardom Titles che vennero vinti da Afrodite. Ma sera, dunque, dovrà sudare le proverbiali sette camicie per riuscire a conservare il titolo con successo. Sì, perché è innegabile dire che sia Saki che Ram Kaicho cioè sono due avversari alquanto fastidiosi che sì. Mh, non sono certamente nel loro momento migliore, ma che sanno sempre trovare il modo di portarsi a casa la vittoria, anche ricorrendo spesso e volentieri a tattiche non proprio legali. Dunque le due sfidanti faranno tutto ciò che è in loro potere per riuscire a conquistare il titolo. Ecco perché sarà impresa ardua per Mei Seira vincere il match. Eh, impresa ardua sì, ma non impossibile. Mei Seira ha dimostrato di essere un'ottima lottatrice e ha saputo finora essere un'ottima campionessa, difendendo il titolo sempre in buonissimi match, fornendo sempre ottime prestazioni. Ricordiamoci come è stata proprio Mei Seira a rubare. Bar, il titolo a Saki Kashima, quindi ora Saki potrebbe avere il desiderio di tenere una sorta di vendetta ai danni di eh, Mei Seira. Ma mh, io francamente non credo che ciò accadrà. Eh, sicuramente Ramkai, cioè quella che a meno possibilità di vittorie quello è vero mentre Sakikashima ha qualche chance in più ce l'ha ma penso ugualmente che Meisera sia super avvantaggiata in questo match il suo regno sta andando molto ma molto bene e ricordiamoci come tra lei e Azumi ci sia una futura sfida all'orizzonte, sfida che le due atlete si erano lanciate qualche tempo Sono, e che, che credo um, andrà in onda all star Grand Queen o, almeno questo è il mio pensiero. Fatto sta che le possibilità di sconfitta per eh, May Sera sono al Lumicino. Credo che alla fine l'attuale campionessa rimarrà tale, pronta per un'altra futura sfida. Mica invece dovrà difendere la sua Red Belt contro Megan Bane. Beh, che dire? Le attuali possibilità di vittoria per Megasus sono vicine allo zero. Eh, sì, perché è alquanto improbabile che Megan Bane riesca a vincere il match e a sconfiggere Maika laureandosi nuova campionessa. Il regno di Maika è appena iniziato e non ci sono motivi per farle perdere il titolo, specialmente contro Megan Bane, che un contratto con la federazione non ce l'ha. Dare il titolo nelle mani di Megasus sarebbe pura follia e non credo che Bushiroad sia tanto stupida da fare una cosa del genere. Ecco perché il mio pronostico va in favore di Maika che credo resterà campionessa per poi prepararsi a difendere il suo titolo a All-Star Grand Kingdom molto probabilmente contro Tam Nakano. Di questo però parleremo in un prossimo video, ecco perché vi invito cordialmente a lasciare un like e ad iscrivervi al canale, attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Inoltre, vi ricordo che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto tutto dedicato al wrestling femminile mondiale. Donne tra le corde è un progetto con cui io stesso ho iniziato a collaborare da qualche tempo, dove mi ha fatto subito piacere poter condividere i miei video sul sito web in questione, proprio perché c'è dietro tanto amore per il wrestling femminile, talvolta poco eh, supportato. Dunque, se anche voi siete dei super fan del wrestling femminile, non esitate a seguire il progetto Donne tra le corde. Torniamo a noi perché ci sono ancora alcune cose di cui dobbiamo parlare, come ad esempio la reunion di Club Venus che tornerà per una sola notte e affronterà il terzetto composto da Momokogo Tamnakano e Mayu Iwatani. Il gruppo di Club Venus sarà composto dalla formazione originale, dal trio che ha fatto partire questo movimento e che ha ispirato la creazione di INXUSV, una delle stable di punta dell'attuale Stardom. Sta di fatto che il terzetto sarà quindi composto da Mina Shirakawa, Mariah Mei e Xaya Brookside, che torneranno appunto a fare squadra per una reunion di una sola notte, ma che saprà di sicuro catturare l'attenzione di migliaia di fans e che saprà anche strappare qualche lacrimuccia. La vittoria andrà quasi sicuramente in favore di Club Venus, ma sono sicuro che il team avversario saprà comunque mettere in difficoltà Mina Shirakawa e, e compagni. Fatto sta che sarà divertente rivedere, anche per una notte soltanto, il Club Venus in tutto il suo splendore. Per quei pochi mesi di cui il gruppo è stato protagonista, Club Venus ha saputo subito attirare l'attenzione dei fans e ha saputo anche ottenere buonissimi risultati. Ricordiamoci come sotto la bandiera di Club Venus, Mina Shirakawa sia riuscita a conquistare sia la White Belt, sia i Goddess of Stardom Titles con Mariah May. Quindi anche se per poco tempo Club Venus ha comunque saputo ritagliarsi il proprio spazio ed è rimasto ben impresso nella memoria di ogni fans. Prima di salutarci non possiamo non menzionare gli ultimi due match che vedranno Azumi Sayakamitani fare coppia con Cameron Branning o almeno spero che si lega o meglio dire si pronunci così per affrontare Momo Watanabe, Starlight Kid e Stephanie Wacker, che ha da poco conquistato lo Strong Women's Championship. Desiderio di Azumi, che non ha nascosto appunto il desiderio di sfidare Stephanie Wacker proprio con quel titolo in paio. Il tutto, infatti, si farà Windy City Riot, prossimo pre-perview che... della Nugget Pro Wrestling, che andrà in onda um, il prossimo 12 aprile. Dulcis in fondo avremo anche un tag team match tra Shuri e Konami che se la dovranno vedere contro Willow Nightingale e Saki Una battaglia amichevole direi che però potrebbe anche strapparci più di un sorriso Conosciamo benissimo la qualità di Shuri e di Konami e per chi segue l'IW sa anche di cosa è capace Willow Nightingale Mentre per quanto riguarda Saki beh, ve la ricorderete sicuramente per... Qualche apparizione in Stardom di qualche mese fa, dove spesso e volentieri faceva squadra con Cosmic Angels. Fatto sta che credo che il match sarà vinto da Konami e da eh, Shuri perché, rispetto alle loro avversarie, sono senza dubbio un team molto più collaudato. Questa quindi è la card ufficiale di Stardom American Dream 2024 per preview che vi ricordo andrà in onda giovedì 4 aprile e che potrà essere acquistato su UFI TV al prezzo di 30 euro. Mina San, siamo arrivati anche oggi al termine del video, ma prima di salutarvi vi chiedo di lasciare i vostri pronostici nonché i vostri pensieri sullo show di cui abbiamo parlato poc'anzi qua sotto nei commenti. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di cuore per avermi tenuto compagnia fino alla fine del video. See you next time. Sayonara.